con le campane, tutte le vibrazioni, vai punti, piedi, qua. Poi anche quando ti allontani, senti proprio la sonorità che è lontana, è come avere tipo delle cuffie, quelle tipo 3D, quelle che ti fanno innamorare. Proprio che in un punto di lì e tu dici, come fa a spostarsi così velocemente? Fatto apposta per darti un senso di scarico e scarico i collegamenti, quindi vai a pulire. Sì, abbiamo fatto questo. E proprio magari sei qua dietro, inizio c'è la campana e anche la fine. Quinta, sì, esatto, per questa parte qua. Ok. E poi tutte le varie campane posizionate qua in fondo, dai lati, senti proprio fibbie Una neurali come hai bolla, detto te, un cerchio di esatto. sonorità. Sempre per un discorso di simile. E poi all'inizio, quando eri a pancia in giù, ti tira per i piedi, abbiamo fatto il primo scarico dei piedi col campanaccio, come lo chiamano i Sì, qui, con questa, che ha un suono meraviglioso. Io ando terza, o la 2, che è quello là, circuito dipende. 126 Sì, ci sono vari hertz, poi dipende se la batti, se la sfreghi, in Hz. base Ok. al battente, poi un pochino cambiano però. Quindi il tuo, la terza qui, il tuo, Do quarta sullo stomacchino e il do quinta qui, in modo da fare le Ok. due. Ah, ok. E dopodiché, stessa cosa sui remi, qui dietro, inizialmente ho fatto un po' fatica, sono qua, un po' lì, era blup Sì, blup, poi sì. dopo un po' si è aperto, ma dopo mezz'ora. Però è la campana che ha suonato il meno, in maniera potente. Quando ti sei girato di a pancia in su, abbiamo cambiato, abbiamo iniziato a passare, tu senti questo movimento, quindi col simbolo dell'infinito, il do e il sol, ok? In terza e in quarta, quindi due ottave differenti, e poi il do quinta finale, in modo tale da creare questo movimento anche musicale, che è anche piacevole all'orecchio, oltre che essere solo dei battiti o dei E tu dici che adesso possiamo già fare il test. fluidi. Poi se ci voleva dire Dario, non so, Adesso gli chiediamo, normalmente. non so se qualcun altro l'ha fatto, io sono Esatto. molto curioso, tu anche. Di Gustavo Roll se ne è parlato molto in tutti questi anni, ma nessuno penso sia ancora riuscito a scoprire questa tremenda legge. Sono Fabio Notario e quello che farò sarà immergermi in questa avventura paranormale per scoprire il grande segreto di Gustavo Adolfo Roll. Che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Andiamo avanti, ecco qua. Guarda quant'è cambiato. Questo l'ho già visto anch'io. Quando fai dei trattamenti energetici, l'energia invece di salire scende sempre. Questo l'ho verificato. Molto probabilmente perché è come se dovesse consumare di meno. Se noi abbiamo un'energia alta, consumiamo anche molto di più. Quando noi siamo in meditazione o facciamo qualcosa, la nostra energia scende perché lo scopo è quello di consumare il meno possibile. Se io sono un iperattivo, la nostra energia è elevatissima, ma la persona iperattiva, quando si ferma, è morto, non riparte più. Il senso del rilassamento abbassa il livello energetico e lo appiattisce. A parte questo, che è un eccesso, però tutte si sono appiattite, Sì, tutti. tutte sono rimaste praticamente uguali, destra e sinistra. Prima ho anticipato che la condizione peggiore che porta già al sintomo è quando l'emisfero destro e l'emisfero sinistro sono aperti. Più sono aperti e più c'è la patologia. Poi ci sono dei vuoti e degli eccessi. L'F3 è praticamente il rene, se non sbaglio. L'F4 è la vescica. Quindi c'è un eccesso di vescica, non è molto distante. La vescica è stress, sincomatizzazioni, allergie, è tutto quello che riguarda praticamente l'elemento acqua. Ma tutto il resto, a parte che prima era quasi sui 30, adesso si è abbassato a 15. Tu hai un'energia un po' bassa, eh?
in generale. I reni sono bassi. Il rene è l'energia che ci hanno dato di adrenalina. L'adrenalina è quello che ci permette di superare determinate cose. E anche l'energia della sessualità, la scarica, eccetera. Però tutto sommato, questo che era al contrario, sì, era... vedi, si è riequilibrato. Sì. Questo era lo strumento che ha dato ai medici del Perù per misurare i meridiani e avere anche una capacità di vedere quanto il corpo è intossicato. Ti faccio un esempio. Un bambino quando nasce ha il suo mesenchima, che sarebbe l'acqua di cui noi siamo immersi, perfettamente pulita. Man mano che noi andiamo avanti, il nostro corpo si intossica. Il cibo, le malattie, la cellulite, la circolazione, tutto quanto, il mesenchima si diventa più pastoso, fino a quando noi diventiamo anziani e il mesenchima non è più acqua ma è gel, ed è lì che noi abbiamo l'invecchiamento. È perché le cellule non riescono più a prendere il nutrimento cellulare e non riescono più a espellere invece le tossine del lavoro della cellula. Quindi cosa fa? La cellula va in morte, in apoptosi. La membrana della cellula è quella che permette di far entrare nella cellula il nutrimento, è quella di far uscire con la polarità inversa tutte le scorie che la cellula ha prodotto. Quando questo non avviene, la cellula pian piano si degrada fino a morire, e questo è il nostro motivo vero per cui noi invecchiamo e abbiamo anche le malattie. Pertanto questa apparecchiatura va a misurare anche quant'è la formazione dell'intossicamento che noi abbiamo. Il sistema si è riequilibrato tirando fuori un altro problema. Sì. Non sono tutti uguali, ma c'è una leggera differenza tra l'uno e l'altro. Qui sembrano uguali, ma uno è 16,8 e l'altro 15,6. 18,62, questo qua è anche peggio. Però ad esempio anche questo, 14,4 e 16,8. Perché? Perché se tu avessi avuto tutti quelli uguali, voleva dire che il tuo corpo non funzionava più. Hanno fatto praticamente, mi ricordo, una misurazione a una signora in una conferenza, dove praticamente le aveva tutti i valori uguali, o moltissimi valori uguali. Ho detto, questo è perfetto. E poi la signora ha detto che aveva un tumore del sangue, il corpo, sangue o quello che era. Quindi voleva dire che l'emisfero destro e la parte sinistra non colloquiavano più. Così come quando c'è un'apertura totale da destra e sinistra, il corpo compensa, compensando consuma energia fin quando ce la fa. Quando non ce la fa più arriva la malattia. Io ho trovato un giorno una signora che aveva venuto qua, ha fatto la misura, aveva lo stomaco molto aperto. Gli ho detto, ma io non ho mai trovato una cosa così evidente. Per me vuoi che ti dia qualcosa? Perché no, non è niente, non è niente. Due giorni dopo era in ospedale con sangue nello stomaco e ricoverata. Quindi qualcosa è cambiato. Ed effettivamente ero molto rilassato. Il problema invece che si è innestato sulla vescica probabilmente potrebbe essere che fin dal mattino presto io non ho fatto né colazione e né bevuto, quindi chi lo sa. Ma ora conosciamo meglio Sara e la musicoterapia, scoprendo di più sulla quinta musicale. Tu sei una musicomane. Ok. Cosa intendo? Intendo che la musica fa parte della mia vita da sempre. Il mio papà suonava, grande musicista, appassionato di chitarra, e sono cresciuta tra le sue armonie, tra le sue note. Crescendo, la musica in qualche modo era il mio canale comunicativo preferenziale. Quindi mio papà, che è una persona molto sensibile, capì che questa parte mi apparteneva, era stata tramandata geneticamente in me. E quindi mi fece studiare pianoforte dall'età di 9 anni, e da lì non ho mai smesso di appassionarmi di tutto ciò che è legato al mondo musicale. E man mano che sperimentavo, notavo che l'indottrinamento datomi dalla scuola non era sufficiente, avevo bisogno di qualcosa in più. E allora ho iniziato a provare, a giocare con la musica per poter comunicare in maniera più diretta, per arrivare a farmi capire e a capire le persone che avevo di fronte, che non avevano la possibilità di farsi capire verbalmente. E lì mi si è aperto il famoso vaso di Pandora. Ho iniziato a studiare in maniera più tecnica, mirata, per riuscire ad arrivare ad avere delle competenze per poter aiutare le persone a stare meglio. O nelle campane tibetane, quindi? Allora, loro sono arrivati in un secondo momento.
Cioè, dopo tutto questo percorso, sia nelle scuole che in varie comunità, centri diurni e quant'altro, o tramite il teatro, dove comunque persone con varie compromissioni motorie o cognitive potevano dare il meglio di loro, ancora fino a quel momento utilizzavo strumenti convenzionali. Dopodiché ho avuto io una serie di problemi, ho iniziato a stare male, ad avere delle importanti emorragie, diagnosticate come tumore, non grave, ma quello era. E si è manifestata l'esigenza di poter accedere a delle cure, perlomeno quelle che sono le vie preferenziali. Si tende a rimuovere ciò che è il sintomo, dietro c'è tutto un mondo. Certo. E queste cose, oltre a averle studiate a livello universitario, le ho studiate anche grazie al fatto che ho una madre che è stata un erborista, che ha sempre studiato e investito tanto su di sé a livello di studi di metamedicina, e quindi sono stata cresciuta in contesti di cure energetiche legate alla fitoterapia importanti, cosa che in quel periodo, quando ho avuto accesso all'ospedale, mi è stata confermata questa diagnosi precedentemente avuta tramite la mappatura attraverso uno strumento che utilizza un naturopata molto molto in gamba, un caro amico, il quale mi ha diagnosticato secondo un po' le tecniche che tu hai visto oggi, sono simili, che ti mappano proprio la struttura energetica del tuo corpo, quindi sempre secondo la struttura dei colori, e quindi c'era un evidente problema che poi è stato approfondito. Ho iniziato delle cure fitoterapiche e omeopatiche, ero un po' spaventata. Ho cercato aiuto in un ospedale e lì mi è stato detto: ok, operiamo, ma io non ero d'accordo. Quindi ho iniziato a sperimentare le campane tibetane che già avevo ricercato e provavo a studiare le mie reazioni. Sono iscritta a un percorso di master di musicoterapia post-universitario, dove tutta la parte psicologica che avevo studiato si applicava al mondo delle frequenze e quindi delle varie patologie. E mi si è aperto un mondo. Lì ho scoperto veramente la potenza della meditazione. Ho creduto in me e ho creduto al fatto che io potessi smontare questo trauma e espellere questo tumore. Ogni tanto pensavo di essere diventata matta e di viaggiare in un mondo dei puffi, perché comunque anche tutte le credenze limitanti che abbiamo intorno in qualche modo destabilizzano. La paura dei familiari che ti vedono star male, e quindi per un anno sono andata avanti a suonare, meditare, a fare ricerche sui mantra, sulle parole chiavi, a visualizzare il colore verde, e dopo un anno l'ho buttato fuori. La volontà nel brancolare tra sono pazza o finalmente ho trovato la ragione. Quindi, ricapitolando, il tuo amico ti ha fatto questo trattamento in cui ha rilevato, mi ha fatto una diagnosi, questa diagnosi che hai fatto tu oggi, attraverso queste vibrazioni, queste frequenze, ha rilevato che tu avevi un tumore. No, dato da un trauma mio non risolto, e quindi però tu sentivi, cioè avevi già visto che c'era comunque qualcosa. Eh sì, mi è stata consigliata l'operazione. Quindi hanno confermato anche gli ospedali che certamente sì, okay. Ho tutte le cartelle in quell'armadio. Però ad oggi ringrazio quel percorso, perché mi ha portato ad avere molta, molta più sensibilità e attenzione anche alle persone e a me stessa rispetto a quello che è il sintomo e cosa c'è dietro, e veramente guardarlo con coraggio, perché è lì, c'è tutto. Però tu mi hai detto, e qui richiamiamo sempre Roll, tu sì, visualizzavi il colore verde, sì, quando cercavi di curarti. Sì. E come mai anche tu al colore verde? Allora, il colore verde, così come un determinato tipo di numero, erano fin da piccola un qualcosa che mi piaceva. Quando questo naturopata mi ha detto di concentrarmi sul colore verde, io ho avuto fiducia, perché sentivo che mi risuonava. Mi avesse detto un qualsiasi altro colore, magari moriva lì. Io visualizzavo proprio una luce verde, in qualche modo entrasse dal mio settimo chakra, sì, e percorresse il mio corpo, okay, fermandosi su questa parte, quindi sul mio tumore, potesse disgregarlo. Io, okay, visualizzavo costantemente la disgregazione del tumore. Sempre, okay, con una luce verde o sempre che si tramutasse in bianco? Sempre luce verde. Ed era forte quello che sentivo, perché era come se tangibilmente sentissi questa parte materia rompersi. Quante volte hai fatto questo tipo di trattamento? Che ho assunto per quasi un anno le gocce di fitoterapici che lavorano proprio sulla parte di ovaie per un anno, inizialmente non tutti i giorni. Ho ascoltato musica, ho suonato musica, ho cantato mantra, ho meditato. A quel punto tutto quello che è stato il mio percorso in quei 40 anni ha trovato un'unica dimensione che racchiudeva tutto quello che è Sara, che è l'educatrice, che è la ricercatrice, che è la musicista, che è la persona sensibile e sensitiva, perché poi mi si sono aperti un sacco di canali. L'arte ti permette di aprire creatività. Se non sperimentiamo, come in tutto, non possiamo scoprire. No. E come musicista, se io mi fermo a un'ottava, da do a do,
quello posso creare, ma se io mi espando si creano mille armonie in più, mille melodie in più. Questa è l'apertura, però ne vale la pena, sì, perché cosa scopro? E invece la quinta musicale? Penso che è stata una rivelazione anche per me. Sono un'appassionata di musica, in qualsiasi cosa che suono, soprattutto quando sono le campane tibetane, cerco anche una piacevolezza di melodie di armonici, che siano laboratori di gruppo, che siano trattamenti individuali come quello che abbiamo fatto oggi io e te. Io ricerco la piacevolezza sonora e questa piacevolezza in maniera naturale mi arriva proprio con la prima, la quinta e l'ottava. Immaginati la tastiera di un pianoforte, partiamo dalla nota dal do centrale, da un do 3, quindi tu hai il tuo do, la sua quinta e il sol, ok? Quindi sono tre toni e un semitono. Questa è la quinta. Viene chiamata quinta perfetta proprio perché insieme il do e il sol creano la perfezione sonora. Non basta fare dei suoni che siano tecnicamente utili a creare una risonanza nei tuoi organi per poterti far star bene. Io voglio che ci sia anche un benessere estetico. L'estetica della musica è una roba importantissima e quindi le dissonanze si creano solo quando c'è una necessità, c'è un perché. Si crea una dissonanza piuttosto che un'assonanza. E quindi la quinta è proprio perfetta perché ti tiene in quella sospensione giusta, leggerezza giusta, che a me dà un piacere estremo. Studiando Roll scopro che è quello di cui lui parlava, quindi ho detto cavolo, ma allora tutto è come deve essere. E mi sono sentita, io dico, in bolla, no? Nel senso, allora sono nel posto giusto nel momento giusto. Sì. Collegandoci quindi alla musica, 432 Hz, che tra l'altro suonano anche Pink Floyd e che io ascolto molto, sono i miei preferiti. Infatti mi danno un senso di calma, tranquillità. Poi però ci sono anche altre frequenze, altri hertz più piccoli, più alti, che cosa determinano? Io non sono così concentrata su quello, sul 432, sul 528, sul 741 e via dicendo. Sono più o meno tutti multipli di 8 perché viene, grazie alla cimatica, ci viene spiegato un po' come attraverso queste onde, che sono frequenze, si distribuisce la materia, no? Quindi creando anche le famose forme sacre, creando tutta una serie di creando il mondo. Assodato tutto è frequenza, perché questo è un dato di fatto. Si è un po' partiti dal fatto che la frequenza della Terra è un 8 Hz, anzi leggermente meno, ma per convenzione si cerca di arrotondare, e via via i multipli. E quindi qui bisognerebbe parlare con un numerologo, il quale ci sa spiegare meglio come e perché il 3, il 6 e il 9, no? Ok, sono dei numeri che hanno un certo tipo di importanza. Ce lo diceva anche Tesla. Certamente, l'altro. Assolutamente Tesla, sì. È lui che mi pare ha scoperto questa cosa. Esatto, quindi anche il 369. Quindi sono frequenze abbinate, man mano che si sale, alla risonanza con i nostri punti corporei. Il 432, quando voglio registrare delle meditazioni, uso la tastiera, ovviamente entriamo in un plugin e andiamo a comporre. Ovviamente mi taro in 432, come con quando devo accordare la chitarra, perché comunque i suoni sono più morbidi, armoniosi, non danno una sensazione di tensione, ma di morbidezza. Questo è quello che arriva. Quindi convalido quello che dici tu e sono d'accordo. Il 440 sembrerebbe essere stato ritarato nei periodi bellici, che desse tensione. E come fai a tarare questi hertz con i mantra e con le campane? Con la voce, d'accordo, canto e quindi so che cosa sto facendo. Le campane ne prendiamo una, il campanone, il do. Se sono artigianali è più complesso, proprio perché essendo industriali non sono perfette. Come vedi sono battute a mano, è un lavorone incredibile. Loro sono musicisti, cioè queste persone che tutte in cerchio a livello proprio armonico con dei ritmi battono questo rame misto ad altri vari. Non penso sia facile crearle. È molto difficile. Loro sì che sanno che cos'è l'armonia. La campana può produrre una nota battendola, sfregandola, usando il legno piuttosto che la pelle, usando le mani, ci sono mille modi. La nota base tendenzialmente la si va a vedere battendo questa campana. L'accordatore, come per qualsiasi strumento, si ferma su una nota. Difficile perché mette anche tutta una serie di armonici. Spesso sfregando con la pelle, ok, crea un'altra nota. Io voglio che questo sia un do e basta, mi devo cercare la campana, che io la batta, che io la sfrega, eccetera, deve farmi un do. Oppure può farmi note differenti, infatti alcune di loro che sono ancora più artigianali di questa, mi fanno una nota sfregandola, una nota battendo, eccetera, eccetera. Quindi devo capire, infatti io me le segno tutte dentro, perché in base a che cosa voglio fare, che nota voglio utilizzare, sia per un discorso proprio musicale, estetico e di sonorità piacevole, sia perché io sto usando queste meraviglie su di te. Quindi devo stare in quel range di frequenze, se voglio lavorare sul tuo primo chakra piuttosto sui tuoi reni, piuttosto che in testa. Ovviamente non userò questa. Ma vediamo come funzionano le vibrazioni delle campane.
quando fai questi trattamenti utilizzi le vibrazioni che emanano le campane che vanno a influire sugli organi. Io parto creando prima un piccolo rilassamento, quindi mi faccio aiutare da altri strumenti come un bastone della pioggia, vari bastoni della pioggia che hanno sonorità differenti che producono proprio questo senso di pulizia, perché l'acqua è pulizia. I cimbali, che sono per me un rito d'inizio, che sono tarati i miei indosette e in qualche modo ti portano in una dimensione di abbandono. E dopodiché parto con le campane. A fine percorso chiudo con lo strumento che ti è piaciuto molto, che è il koshi. Quello è tarato in 432, è un la con i suoi armonici, dà un senso di bolla, di carry on. Mi piace chiudere con lui proprio perché ti mantiene questo senso di leggerezza. Quindi ci sono persone che arrivano la maggior parte esasperate, stressatissime, esaurite, che hanno problemi di insonnia, che hanno mal di testa, tensioni di tutti i generi e tipi. Quindi si parte con rilassare e pulire. Innanzitutto scaricare dai piedi e dalla testa, perché hanno la testa molto carica. E quindi con le note più alte, quindi dal sol fino al la 4 al do 5, vado proprio a scaricare. Perché quando una persona piazzi le campane, le suoni, tu senti un determinato suono, ogni persona senti qualcosa di diverso. Se tu piazzi una campana sopra stomaco o sulla testa, piazzandola su varie persone nello stesso punto, senti che vibrano in un modo diverso, il suono è diverso. Certo, il lavoro enorme è di ascolto in funzione di come stai tu in quella parte del corpo, quindi se i tuoi reni funzionano, se il tuo stomaco è contratto piuttosto che libero, se hai la testa carica, se hai le gambe rigide perché comunque non fluisce la circolazione. Gli armonici possono, come ti dicevo, essere belli limpidi ed espandersi o implodere. Se c'è un problema, se c'è un blocco enorme o addirittura un tumore, la campana non suona. Mi è capitata questa signora bellissima, alla quale però purtroppo non riuscivo assolutamente a far suonare la campana in questa parte. Quindi ho provato, come ho fatto su di me, a mettere vicino altre due campane di quella scala in modo tale da provare ad attivarle, no? E quindi ovviamente essendo vicine risuonano. Un disastro. Perché ho provato anche a capire perché non tutti fisicamente sono, non siamo dei tavoli, e quindi abbiamo delle forme per cui bisogna, magari basta una micro posizione per cui la campana viene toccata dalla maglia, dalla sporgenza del corpo, e quindi mi va a chiudere l'armonico. Quindi dopo aver prestato attenzione a tutte queste cose, ho finito il trattamento, c'era tanta tensione in quella persona, perché le ho esplicitato, è successo questo, qui proprio non suona. Mi dice: io ho un tumore al seno. Per me quella era tutto chiaro. Lei era venuta lì in maniera curiosa a capire se veramente ciò che aveva sentito dire, sì, non da me e da altri, fosse reale, e ha compreso che lo era. Quindi è stata una crescita per entrambe. E altri esempi eclatanti che ti sono successi? Te ne racconto uno, perché è poi ciò che ho provato a fare oggi a te. Parliamo spesso, e Rol ci insegna proprio, di figure sacre, di simboli sacri, che sono tanti e hanno un significato. Di recente ho trattato una persona la quale stava molto male, senza forze, in grande sofferenza emotiva, non stava più in piedi, giramenti di testa e quant'altro. E ho fatto una settimana di fila, ogni giorno, mezz'ora di trattamento, non un'ora come al solito. Persona che tra l'altro permette di essere molto chiusa rispetto a ciò di cui stiamo discutendo. Durante la prima fase di trattamento lei è riuscita a rilassarsi. A un certo punto istintivamente ho visualizzato un simbolo sacro che ha 5 punti cardinali. E allora ho provato a sistemare con il Do e il Sol e basta le campane e suonarle proprio seguendo queste punte, creando questa bolla a livello di circuito, e dopo che ho scaricato. La sera questa persona mi ha riferito essere disfatta, queste le sue parole, proprio stata male, il giorno dopo volava, nel senso, tra virgolette, si sentiva carica, stava meglio. Quindi lei si è aperta con fiducia a tutto ciò, ha continuato a farsi trattare e lei dopo 2 giorni è tornata a lavorare e stava bene. E poi è andata dal naturopata di cui ho parlato prima, e con la mappatura è venuta fuori un problema alla tiroide, e quindi ovvio che gli scompensi erano chiari. Questi 5 minuti dove tu hai sentito questo flusso circolare era proprio quello. Abbiamo creato questo flusso sia con il Do che con il Sol, con il simbolo dell'infinito che è molto potente, in chiusura. Io cosa ho sentito? Testa ad alleggerire tanto, sulla parte gambe abbiamo scaricato a livello proprio circolatorio, e a livello di reni, wow, campana brillava, stomaco benissimo, diciamo gli armonici non erano proprio brillanti, e qui ho fatto fatica, e te l'ho detto. E per cui abbiamo provato con il Sol ovviamente, e qui avevi il Do e l'altro Do.
Poi ho provato, normalmente uso il mi quarta, ma su di te non l'ho fatto perché è una sonorità che non ha sensazione mia, ma si parla di della sensibilità. C'è una parte tecnica, razionale, matematica, e c'è una parte di sensibilità. Se io sto in ascolto, posso dirti, su di te quel mi lì, no. Non andava bene, quindi ho lavorato con il sol e con il fa. Passiamo invece a capire come mai Sara mi aveva accennato l'argomento sui cicli lunari e la numerologia. Invece mi parlavi di lune e numeri, cosa ti riferivi? Riferisco al fatto che anche grazie al lockdown, grazie in senso evolutivo, cioè la possibilità di tornare a dei ritmi più naturali, mi ha dato la possibilità di rientrare in una dinamica di consapevolezza. La natura ci insegna tutto, ci insegna che cosa viene prima e che cosa viene dopo in maniera fluida. Quindi se noi ci permettiamo di seguire anche solo, tra virgolette solo, le lune e quindi i cicli lunari, adattare le nostre giornate a quello che è ciò che ci sta dicendo la luna in quel momento, perché se è luna piena ci sono degli intenti, se è luna calante o crescente, luna nuova, ci sono altri tipi di energie e quindi di flussi che noi possiamo mettere in atto. Quindi se io sono in luna calante non mi metto a brigare progetti, a fare, a manifestare, sto in introspezione, sto in calma interiore, manifesto poi dalla luna nuova alla luna piena e quindi luna crescente. Questo mi ha dato modo di riprendere un flusso che è molto più sano. Certo, bisogna un po' disfare la propria vita e rimetterla secondo degli ordini che non sono quelli del sistema di oggi. Si rende molto di più, si sta meglio. Il fatto di avere tutta una serie di oggetti, dai cristalli all'acqua eccetera, da poter caricare in plenilunio, quindi in luna piena, ti dà un collegamento con la natura che è importante, ti fa sentire parte di un qualcosa di bello. Quindi le meditazioni che scrivo, che propongo nei laboratori, sono legate a questi cicli lunari e di conseguenza hanno degli intenti proprio in comunione con questi cicli, e allora tutto è più fluido. E i numeri? Sono un mondo enorme, ci sono persone molto più formate e preparate di me che te ne potranno parlare e te le presenterò. Quello che io posso dire è che coi numeri sono andata un po' a vedere e a studiare quello che è il mio percorso di vita tramite la mia data di nascita. Quindi i numeri hanno un significato importante e ancora di più ho avuto conferma di quello che sto facendo e continuerò a fare. E la numerologia mi ha fatto vedere con evidenza tutto ciò. Ad esempio io sono nata il 25 e quindi è il numero 7, il numero 7 legato alla spiritualità. E da sempre, da quando sono piccola, per me il numero 7 era il numero magico, il mio numero preferito, e questo è collegato all'astrologia, l'influsso che hanno gli astri, di luna, sole, pianeti eccetera. Narol, lui ce l'aveva sempre col numero 3, che è il numero perfetto, e tutti i suoi multipli, e il numero 5, diceva, io sono il numero 5, che è quello in mezzo, che come il verde è il colore in mezzo all'arcobaleno, sì. Quindi anche il 5, come hai fatto tu il trattamento a me con quel simbolo, ha il suo significato. Il quinto chakra è il chakra della gola, della comunicazione, che è ponte tra la parte nostra spirituale di collegamento e la parte più materiale terrena. Quindi la quinta musicale è il ponte. Bene, Sara, ti ringrazio per tutta questa giornata, il trattamento, gli esperimenti. Abbiamo constatato tante cose. Io ringrazio te perché le cose si fanno in due, anzi eravamo anche di più oggi, sì. Si fanno insieme, collaborando, condividendo e nell'apertura, nella fiducia. Oggi è stato lunghissimo, lunghissima giornata, ma fluida, quindi abbiamo, wow, alzato le frequenze. Quindi grazie a te. Oggi, immergendomi nelle vibrazioni delle campane tibetane, ho sentito il riverbero di secoli di saggezza e ho capito che il suono è più di ciò che udiamo. È energia, è frequenza, è vita, ha un potere curativo. Ma ora è giunto il momento di esplorare un nuovo capitolo, la numerologia, che come un misterioso puzzle ha attirato la mia mente curiosa. I numeri, apparentemente freddi e statici, sembrano invece danzare nell'universo, portando con sé significati e simbolismi nascosti. E forse è proprio qui, tra i numeri, che troverò le chiavi per comprendere meglio me stesso e il mondo che mi circonda. D'altronde, Gustavo Roll, con i numeri, ci giocava.